Attenzione, mister Cioffi, questa prima da San Martino Valle Caudina, il tuo in bocca al lupo, uno staff tecnico di primo livello che abbiamo avuto modo di presentare. Il tuo in bocca al lupo a questi ragazzi, dalla classe 99 al 2004, saranno giorni intensi. Sì, sarà una settimana di sport fatta in forma ludica attraverso il calcio e quindi cercheremo di farli divertire, di fargli capire i concetti fondamentali, perché sono ragazzi, soprattutto i 2004, sono ragazzi che adesso si affacciano per la prima volta a calcio e quindi cercheremo di dare dei dettami non tattici, perché non esiste, ma almeno tecnici, i fondamentali, con uno staff di primo ordine che abbiamo appena terminato tutti il settore giovanile dell'Avellino 15 giorni fa e quindi cercheremo di portare la nostra esperienza a questi ragazzi. E speriamo che questa manifestazione riesca al meglio e che, siccome è la prima volta, che magari in futuro possa essere migliorabile in tutto. Diamo sempre fiducia ai ragazzi, possono sbagliare e lì bisogna essere bravi a non incutere il timore con la paura di perdere un potenziale talento. Ma soprattutto quando sbagliano bisogna cercarli di aiutarli, perché è troppo semplice dare addosso alle persone, soprattutto quando sbagliano e soprattutto quando si parla di giovani. Quindi dobbiamo cercare di fargli capire che il calcio, ecco, è uno sport, si può sbagliare, si può fare bene, si può fare male, ma l'importante è l'impegno e di essere sempre professionisti in tutto quello che fanno e porsi degli obiettivi. Perfetto, mister, il nostro grazie e il tuo saluto agli amici di Sport Event. Un saluto grandissimo e soprattutto con l'amico Mario, che è un grande del calcio dilettantistico, io dico secondo me il migliore in assoluto, e conosce e lo trovo su tutti i campi, dai 10 anni ai 50, quindi sei un grande, ti auguro il meglio a te e alla tua televisione. Pasquale Visconti, oggi ci siamo incontrati qui a San Martino Valle Caudina per tributare il nostro applauso a un progetto che parte oggi, dura una settimana, Mister Cioffi, punta dell'iceberg, saranno visionati i ragazzi della classe 99-2004, tu naturalmente coordinerai l'attività dei portieri. Giorni duri, intensi, ma noi ci ritorneremo venerdì per il bilancio finale. Cosa ti aspetti da questa settimana? Beh, io sono molto contento di questo stage che stanno facendo, perché io sono abituato a fare gli stage ogni anno dei portieri. Oggi si è messo qualcosa in più con anche altri atleti, con uno staff organizzato da Mr. Cioffi anche dal comune di San Martino Valle Caudina, e sono contentissimo di partecipare, perché in questo momento non si fa niente, stiamo aspettando sicuramente una collocazione per lavorare, però ci diamo da fare perché c'è passione. È una cosa bella, quando si fanno questi stage cerchiamo sempre di insegnare, io ai portieri insieme a Antonio Chiavelli, che è un altro allenatore dei portieri che sta qui, che siamo in tanti perché sono tanta gente sicuramente, e poi altri allenatori importanti che cercano di insegnare a questi ragazzi un po' le basi, un po' la furbizia e un po' la tecnica, anche se una settimana non è tanta, però cerchiamo di mettere la nostra esperienza e di far continuare questa cosa con gli anni, e spero tantissimo, sono sicuro, con questi tecnici e questa organizzazione le cose possono andare bene nel proseguo. Chiudiamo questo omaggio a Mr. Cioffi, ha portato uno staff affiatato, gente che si conosce, l'importanza di partire col piede giusto. Mister, grazie di questa tua intervista, un in bocca al lupo per questa settimana intensa, il saluto, la nostra trasmissione, lo sai, si chiama Sport Event, ormai sarai di casa perché ti aspettiamo ai nostri studi, un in bocca al lupo per il tuo lavoro e ai nostri amici telespettatori. Grazie a voi, grazie a tutti, e mi auguro di venire presto alla tua trasmissione, perché ne sono fiero, perché mi fa piacere venire e poi perché mi ha fatto piacere vederti. Per quanto riguarda il Mr. Cioffi non lo scopro io. Ci conoscevamo già da tanto tempo, ho lavorato con lui a Caserta, mi ha portato al settore giovanile dell'Avellino, anche se poi è finita, come ben sapete, in questa triste cosa, perché il Mr. Cioffi è stato un grande organizzatore, ha messo un po' tutto a posto, mentre negli anni le cose non andavano bene. È un peccato non ripresentarci ai binari di partenza, perché hanno fatto le scelte diverse, però con professionalità e con tranquillità il Mr. Cioffi ha lasciato, ma non per colpa sua, perché non hanno voluto continuare questo bel progetto. Gli facciamo i migliori auguri a loro, a quelli che subentrano, ma sicuramente Mr. Cioffi merita molto molto di più di quello che aveva organizzato l'Avellino.